Conto alla rovescia per la Gran Fondo Internazionale Città di Porto Sant'Elpidio che si svolgerà il 10 aprile, percorso lungo 153,8 km, percorso corto 138,3 km, partenza dalla rotatoria Lori Blu, arrivo in via Trieste a Porto Sant'Elpidio, velocità controllata 30 km orari. L'evento è stato presentato nella sala convegni Lori Blu. Il 10 aprile toccheremo 20 comuni e ci saranno 400-500 ciclisti che andranno dalla costa alla montagna passando per le nostre splendide valli. È un'idea vincente la vostra, quella del comitato organizzatore, quella di far capire che il nostro territorio, seppure collinare, può essere, anzi deve essere attraversato dalla bicicletta. Beh, perché ci sono le colline e ci sono le valli, no? C'è la valle del Tenna, la valle dell'Aso, la valle dell'Eti e noi le tocchiamo tutte con la bicicletta. Sicuramente per noi sarà un successo, se non per i partecipanti, non per le presenze, ma bensì se sarà un giorno di festa, un giorno che tutti faranno festa con una giornata di bicicletta. Questa è la quarta Gran Fondo, dunque possiamo dire eccellenti sono state le precedenti edizioni. Che cosa ci dobbiamo aspettare adesso? Beh, è la quarta edizione, è ancora una manifestazione giovane, se noi consideriamo che ci sono Gran Fondo che sono 60esima edizione, 50esima edizione, sono Gran Fondo che fanno numeri paurosi, da 12.000 a 10.000 partecipanti. Noi siamo ancora in fase embrionale, però a livello organizzativo io ho visto queste Gran Fondo che sono tantissimi anni che vengono fatte, a livello organizzativo non ci insegnano niente, anzi noi siamo, credo con un po' di modestia, che siamo superiori agli altri. Sicuramente chi parteciperà avrà qualcosa da raccontare a casa, perché è un territorio bellissimo, un territorio che va dal nostro mare alle colline e poi in questo momento verdissimi, e andiamo a ridosso dei Sibillini. Nel periodo di primavera, perché questa Gran Fondo è nata nel mese di ottobre, l'abbiamo spostata adesso, questo un po' ha destabilizzato anche un po' chi partecipa, perché aver cambiato data fa sì che siamo ripartiti a una fase embrionale, ma la data è questa. Per ottobre abbiamo messo un'altra Gran Fondo, che è quella di Marca Fermana, nella nostra vicina città di Fermo, con due Gran Fondo. C'è una combinata che si chiama la combinata delle coste fermane, che come premio abbiamo messo un'autovettura del valore di 10.000. Diciamo qual è la vettura, l'autovettura è una Hyundai 10, e colui che vincerà la combinata porterà a casa un'autovettura. Io non l'ho mai visto nemmeno nel mondo del professionismo. Dopo i saluti della padrona di casa, titolare del prestigioso marchio calzaturiero Anrita Pilotti, il sindaco di Porto Sant'Elpidio, Nazareno Franchellucci, ha anticipato una novità. Abbiamo deciso di partire praticamente in un percorso sicuramente molto ma molto lungo, ma che certamente ci auguriamo possa arrivare a portare un grandissimo obiettivo, cioè quello di far partire la grande partenza del Giro d'Italia nel 2018 qui nelle Marche. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo coinvolto altri 7 sindaci di città importantissime della nostra regione: Pesaro, Ascoli, Fermo, Offida ed altri naturalmente che si sono unite al nostro progetto. Ci crediamo soprattutto perché ormai c'è una preparazione di questo territorio sicuramente importante ad ospitare grandi eventi, e qui vicino a me c'è Bruno De Angelis, che è il coordinatore della nostra protezione civile, e solo lui può testimoniare con il lavoro quanto sia veramente importante il fatto di avere una preparazione ma soprattutto un'assistenza costante durante queste gare e queste manifestazioni, cosa che altrimenti impedirebbe a qualsiasi bravissimo comitato di realizzare queste manifestazioni. E naturalmente anche alla Gran Fondo saranno presenti il gruppo comunale di protezione civile di Porto Sant'Elpidio e altri che ci daranno una mano in questa bellissima iniziativa. Un programma, quello imbastito dal comitato organizzatore della Gran Fondo, che coinvolge tutto il territorio di provincia a partire dal capoluogo, Fermo. L'obiettivo, attraverso la Due Ruote, è valorizzare il territorio nel suo complesso. Il presidente del comitato organizzatore, Piero De Santis, pone l'accento sul valore del ciclismo. Il ciclismo è qualcosa che unisce, cioè unisce le persone e mette soprattutto in relazione le persone. È un'occasione importante in cui in primis bisogna riscoprire la valenza della persona. Scoprendo l'altro si scopre soprattutto se stessi. Questo è qualcosa di importante oggi, perché in una società che tende molto all'individualismo,
è importante che lo sport, in questo caso il ciclismo, sia veramente un volano di relazioni tra le persone, di rispetto reciproco, di condivisione, e questo è un valore aggiunto che a livello sociale è indispensabile e in questi momenti anche di grossa difficoltà, che se le persone non si uniscono, non si mettono insieme, e lo sport è un aiuto importante. Tutto questo movimento di persone, tutte queste sensibilità anche da parte delle istituzioni che questa sera abbiamo avuto qui in maniera importante, non fa altro che rallegrarci, perché significa che siamo vivi come realtà ciclistica, e questo, ecco, sempre di più ci deve unire alle società in modo da poter collaborare sempre di più. E poi la valenza turistica, la valenza dei nostri territori è fondamentale, mettere in rilievo le nostre bellezze, i nostri paesi. Attraverseremo 20 paesi del nostro territorio, dal mare alla collina, per cui è questo importante valorizzare i nostri territori e far sì che questa nostra terra sia conosciuta sempre di più, sia in Italia che anche all'estero. Ecco la presenza della RAI, che è importantissima per noi, abbiamo investito su questa vetrina importante, e quindi ecco, siamo felici che questa sera veramente sia stato un momento importante dove c'è stata moltissima gente, e questo veramente è con grande piacere che di auspicio per il 10 prossimo di aprile. Come per un grande evento che si rispetti, grande è stata la sua presentazione, grande nei numeri, grandi presenze, esponenti della politica locale e nazionale, giornalisti sportivi, imprenditori e sostenitori della Gran Fondo. L'appuntamento è per il 10 aprile, sarà una splendida opportunità turistico-sportiva, chiusa all'assessore allo sport e turismo, Milena Sebastiani. È assolutamente importante, sono anni, noi ci conosciamo da tanti anni, che parlo di questo connubio vincente, secondo me, sport e turismo. Sentire oggi che anche la regione ne parla con entusiasmo vuol dire che siamo stati in qualche modo un po' precursori. Io credo che l'evento sportivo sia non solo una valorizzazione del territorio, perché in questo evento abbiamo molte testate televisive importanti, testate giornalistiche importanti, che quindi ci portano alla ribalta, e quindi già solo questo basterebbe per avere una grande visibilità e un grande ritorno non solo di immagine ma anche di presenze nella nostra città. Ma poi attraversare così tutto il territorio vuol dire appunto fidelizzare anche i partecipanti a tornare a trovarci, perché ne abbiamo parlato spesso, questa vicinanza tra mare e monti attraversando le nostre colline è una particolarità che dobbiamo vendere, quindi sicuramente la valenza. Una valenza in cui crediamo molto, come dicevo, anche per questo che siamo candidati per il 2017 al meeting nazionale dei giovanissimi di ciclismo. Sono 4 le città candidate, Salerno, Montecatini e Andalo, per cui noi siamo la 4ª città. Io nutro parecchie speranze, visto che in questi anni abbiamo, grazie al comitato ma anche come amministrazione, organizzato tantissimi eventi sportivi, quindi credo che ce la potremmo anche fare, perché avremo un indotto molto importante, 4.000 presenze, e quindi io già so che questo sarà un appuntamento di grande importanza turistica, perché noi riusciamo a Porto Sant'Elpidio ad avere circa 2.600 posti letto, per cui avremo anche bisogno dei comuni vicini per ospitare gli eventuali concorrenti con le famiglie che verranno. È una sicuramente, perché l'abbiamo testato con il triathlon, che è già con 3.000 presenze, sono 3.000 presenze che poi ritornano anche in estate. Quindi assolutamente viva il ciclismo, e il connubio sport e turismo è sicuramente vincente. Territori toccati dalla Gran Fondo Internazionale Città di Porto Sant'Elpidio, Lido di Fermo, Porto San Giorgio, Marina Palmense, La Pedona, Moresco, Rubianello, Val Mir, Aso, Montelparo, Monteleone, Servigliano, Belmonte Piceno, Grotta Azzolina, Sant'Elpidio, Fermo e naturalmente Porto Sant'Elpidio. Da lì si parte e lì si arriva.